Eccoci qua ragazzi, bentornati finalmente alla prima pescata dell'anno dopo tanto tempo. Purtroppo abbiamo avuto il mese di dicembre che è stato caratterizzato da tante mareggiate, tante piogge che hanno compromesso per forza di cose le nostre uscite già programmate. I mesi che vanno da gennaio a marzo sono sempre mesi un po' particolari, almeno in queste zone, perché comunque con le temperature rigide che scendono al di sotto dello zero, soprattutto di notte, fanno sì che l'attività dei pesci non sia poi così elevata. Quindi a volte si tende ad evitare questi periodi per evitare un po' il cappotto, diciamo, però noi comunque ci proviamo lo stesso, proviamo ad insistere, anche perché ve l'ho detto, è da tanto che non veniamo a pesca. Oggi c'è anche Paolo insieme a me, zio, e quindi una pescata in compagnia fa sempre bene. Oggi le condizioni sembrano abbastanza favorevoli, c'è un po' di onda che sbatte, il che non fa mai male. Ovviamente di questo periodo il gambero vivo la fa da padrona, quindi proveremo a cercare la spigola col gamberetto. Paolo, hai detto che c'hai 6 grammi? Allora ce lo metto anch'io il 6 grammi. Dovrei avere qualche terminale pronto, ma è passato talmente tanto tempo che non mi ricordo. Allora, eccoli, sì. Questo dovrebbe essere un 16. Paolo, che terminale hai messo tu? 20. 20? Mamma mia, ragazzi. Paolo ultra strong. No, ci metto uno 0,16. Zio, subito! Mamma mia, stavo finendo di preparare. Aspetta. Oh, bellissima spigola! Aspetta. Bella spigola. Vai. C'è! Bella spigola! Subito! Bella spigola, ragazzi, zio ha timbrato subito il cartellino. Bellissima. La cosa che mi ha scioccato è che subito è partito il galleggiante, zio, la prima passata l'ha afferrata ed è arrivata subito a guadina, aveva mangiato benissimo, aveva ingoiato tutto e dai, la giornata è partita alla grande. Fatemi aprire sta canna. A mezz'acqua l'hai preso? Ah, ok. A voi provate a mezz'acqua, io provo sul fondo. Mamma mia, questa è grossa, mi sa, Non la perdere, ragazzi, questa è un'altra spigola. Quindi questa è grossa, lunga. Grossa? Sì. Bella. Guardate che piega, ragazzi. Che piega. Vai Paolino. Vai Paolino. Sì! Come tirava questa? Ah, ecco perché tirava. Ha mangiato male questa. Ah, ecco perché tirava così. Lo cambiamo in guadina. Mamma mia! È stato utile! Ragazzi, 2023 partita alla grande, la prima pescata dopo tanto tempo. Zio, 2 passate, 2 strike. Favoloso! Questa è addirittura più grande di quella di prima. Guardate che cresta che ha, bellissima. Bella davvero, eh? Eh sì. Che strike, che spigole, mamma mia. La minutaglia di questo periodo difficilmente si trova e se il galleggiante scende è perché c'è davvero qualcosa di grosso sotto. Sto troppo a terra. O mi alzo. Ragazzi, mi metto a mezz'acqua. Visto che Dio sta pescando così, è giusto che provi a mezz'acqua anch'io. Provo a spostarmi un po', vediamo. Andiamo a farci un po' di passata dentro la foce. Ci sto facendo passate abbastanza lunghe, sui 15-20 metri. La corrente spinge parecchio, quindi sono passate anche abbastanza veloci in realtà, per coprire certe distanze. Da come ho notato in questo spot, spesso e volentieri la bassa marea non ci ha riservato grosse sorprese. Stamattina zio si è trovato in una condizione abbastanza favorevole perché era in pesca al cambio di luce e nel cambio di marea, dall'alta alla bassa marea, quindi condizione top per cercare la spigola. E infatti 2 affondate, 2 strike, una dopo l'altra. E ragazzi, queste sono le condizioni per cercare la spigola. Purtroppo adesso abbiamo una situazione di ferma. Stiamo cercando di comunque spostarci, fare diverse passate,
ma non c'è attività, o quantomeno per il momento non sembra esserci. Adesso proviamo ad aspettare fino al cambio successivo di marea, che sarà circa fra un paio d'ore, e vediamo se la situazione migliora. C'è Paolo che si sta avventurando alla ricerca della spigola lungo la scogliera. Ci si prova un po' in tutti i modi. L'acqua comunque è molto torbida e questo non è male, se non che sono molte alghe, quindi sia in superficie che sul fondo, tra l'altro. Si fa un po' fatica ad evitarle, anche perché o vanno sul galleggiante, quindi vedo praticamente false affondate, oppure quando recupero mi trovo il gambero sporco con le alghe sopra e non è che sia molto molto bello. Adesso proviamo, magari mi provo a rispostare a cercare un punto un po' più pulito. Paolo! un attimo! Ale! Stavo al telefono! E anche Paolo ha scappottato! Eccola! Piccolino, piccolino, dai! Però in un momento di distrazione, Paolo! Cellulare! Al telefono! È riuscito a prenderla. Non rispondete mai quando siete a pesca. Non so se è un po' di sfortuna oggi, ma non vedo mangiate. Ho provato vari assetti, anche a cambiare un po' la spadinata, ho tolto la torpilla, ho fatto un bulk di pallini, però non lo so, non mi mangiano. Verso l'una e mezzo dovrebbe esserci il cambio di marea, quindi adesso sono le 12. Oh, lo sapevo che a quest'ora mangiavano. Infatti siamo nel cambio di marea. Sembra una bella spigola. Non aver fretta, non aver fretta. Farla stancare. Ragazzi, è una bella spigola. Una bella spigola. Meno per come tira. No! No! L'hai perso, no. Si è rotto. Si è slamato. Ragazzi, l'ha persa. Che peccato, che peccato. Ragazzi, purtroppo aveva mangiato in punta, si è slamata. Si è slamata, capita anche questo. Ogni tanto vincono anche loro. Avevo detto che al cambio di marea mangiavano e così è stato. Picco di bassa, preciso, mangiata di spigola. Vabbè, è andato. Bei pesci, mamma mia, che bei pesci. Paolo, la rilascio? Ragazzi, questa qua torna in acqua. Vai. Pescata conclusa con due bellissime spigole da parte di zio. Peccato per Paolo che ne ha slamata una grande, oramai quasi a guadino. L'ultima pescata risaliva all'inizio di novembre, dove oltre ad una spigola sono riuscito a prendere addirittura una lecciamia. Tra l'altro per la prima volta in vita mia, dato che è un pesce che a bolognese non si vede spesso. Ovviamente poi è stata rilasciata, come è giusto che sia, date le dimensioni. Questa volta però non sono riuscito a scappottare, ma dato il periodo, già aver visto 4 mangiate ci ha ripagati della giornata. Spero comunque che il video vi sia piaciuto, io vi invito ad iscrivervi sul mio canale per continuare a seguire le mie avventure di pesca. Mi potete seguire anche su Instagram, se avete delle domande commentate qui sotto e noi ci vediamo qui su YouTube col prossimo video. Ciao ragazzi!